Oggi è protagonista insieme a lei anche lo Zafferano. Lo Zafferano c'è la storia che parte dal Medio Oriente fino a... Qui c'è una storia di un uomo un po' curioso che ama lo Zafferano. Questa è un'altra cosa. Ne faccio grandissimo uso in tutte le mie cucine, ovunque io giri. Mi piace moltissimo perché è un prodotto che ti fa, come cuoco mi fa sentire ricco e chi lo consuma, chi consuma i piatti allo Zafferano si sente gratificato e ricco perché è un prodotto ricco, con tanta storia. Ecco, delle cose che ha assaggiato oggi, quale ha apprezzato di più? Gliele dico subito, sono le due cose che ha mangiato, ma tutto buono, per carità di Dio. Al primo posto la mamma di tutte le polpette, le pallotte cacio e ovo. Qui un po' più ricche perché ci hanno messo lo Zafferano, ma io faccio un corso di 8 ore sulle polpette. Questa è la mamma di tutte. La seconda cosa, perché è proprio tradizione, è la zuppetta di ceci. Irresistibile. Il gelato, per carità, il gelato. Tutto il resto poi buono, di livello, ma cari signori, quella zuppetta... si chiama comfort food, cibo che dà conforto, mi fa star bene. Lo chiamavano anche cibo dei poveri, piatto popolare, quanto è attuale oggi? Sì, io faccio moltissima cucina di recupero, tantissimi piatti, ma dico in giro per il mondo, ristoranti brasiliani, col pane raffermo. Adesso a Milano facciamo una cena a quattro mani con Claudio Sadler, 2 stelle Michelin, e uno dei miei piatti è un pancotto, porcini, Zafferano, uovo e tartufo bianco. E lì il pane, la base è il pancotto, il pane raffermo. Là dove c'è stata povertà c'è più gusto, perché la gente si deve ingegnare, no, a dare gusto con niente. Allora sa riconoscere le piante aromatiche, le erbe spontanee, tutte queste cose qui, e lì c'è un risultato nettamente superiore a qualunque cosa che può creare uno chef.